Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia, finché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 48, 16 marzo 1913. Scrivo piccole cosette che il benedetto Gesù mi ha detto in tutti questi giorni passati. Ricordo che sentendomi indifferente, fredda, ma con tutto ciò facevo quello che sono solita fare, pensavo tra me. Chissà quanta gloria di più dava al nostro Signore quando mi sentivo l'opposto di quello che mi sento oggi. E Gesù benedetto mi ha detto: figlia mia, quando l'anima prega con fervore è l'incenso col fumo. Invece, quando prega fredda, ma senza che abbia fatto entrare in essa cosa a me strana, è l'incenso senza fumo. Sicché l'uno o l'altro è a me gradito, ma l'incenso senza fumo di più, perché il fumo dà sempre qualche molestia agli occhi. Sentendomi la stessa, la Madre Gesù mi ha detto: figlia mia, il ghiaccio della mia volontà è più ardente del fuoco. Che farebbe a te più impressione? Vedere che il ghiaccio ha la virtù di bruciare e di distruggere qualunque cosa potesse toccarlo, o il fuoco che converte le cose in fuoco? Certo, il ghiaccio. Ah, figlia mia, nella mia volontà le cose cambiano natura, sicché il ghiaccio della mia volontà ha virtù di distruggere qualunque cosa che non è degna della mia santità.
e rende l'anima pura, nitida e santa a seconda che piace a me, non a seconda che piace a lei. Questa è la cecità delle creature ed anche di quelle che si dicono buone, nel sentirsi fredde, misere, deboli, oppresse ed altro. E quanto più si sentono male, tanto più si rannicchiano nella volontà loro e si tessono il labirinto come avvolgersi di più nei loro mali, invece di fare un salto nella mia volontà dove troverebbero il gelo fuoco, la miseria ricchezza, la debolezza fortezza, l'oppressione gioia. Io a bella posta le faccio sentire così male, per dar loro nella mia volontà il contrario dei mali che tengono. E le creature, non volendolo capire una volta per sempre, mandano a vuoto i miei disegni su di loro. Che cecità, che cecità! Un altro giorno mi disse, figlia mia, chi fa la mia volontà, vedi un po' di che si nutre. In questo momento vedevo un sole che spandeva innumerevoli raggi e splendidissimo, che il nostro pareva appena un'ombra, e poche anime immerse in questa luce e stavano con la bocca in questi raggi come se fossero mammelle, a succhiare, estranee a tutte le altre cose, come se nulla facessero. E mentre pareva che facessero nulla, da loro usciva tutto l'operato divino. Il mio sempre amabile Gesù ha soggiunto, hai visto la felicità di chi fa la mia volontà e come solo da queste esce la ripetizione delle mie opere? Sicché chi fa la mia volontà si nutre di luce, cioè di me, e mentre fa nulla, fa tutto. Onde può essere certa che ciò che pensa, opera e dice sia effetto dell'alimento che prende, cioè che il tutto sia frutto del mio volere. Capitolo 49, 21 marzo 1913. Continuando il mio solito stato, stavo dicendo al dolce Gesù che si benignasse farmi parte delle sue pene, e lui mi ha detto, figlia mia, l'oppio dell'anima è la mia volontà. L'oppio mio è la volontà dell'anima abbandonata nella mia, unita al puro amore. Quest'oppio che l'anima mi dà ha virtù che le spine perdano in me la virtù di pungere, i chiodi di traforare, le piaghe di dare dolore. Tutto mi attutisce ed addormenta. Sicché se tu mi hai dato l'oppio, come vuoi che ti faccia parte delle mie pene? Se non le ho per me, non le ho neppure per te. Ed io, ah Gesù, come te ne sai uscire? Pare che vuoi burlarmi, per non contentarmi te ne esci in questi termini. E lui, no no, è vero, è proprio così. Ho bisogno di molto oppio e ti voglio tanto abbandonata in me, da non più sentire te stessa. Sicché non più ti riconoscerò che sei tu, ma riconoscerò me solo in te. Sicché ti dirò che sei la mia anima, la mia carne e le mie ossa. In questi tempi ho bisogno di molto oppio, perché se mi sveglio a diluvi farò cadere i flagelli. Ed è scomparso. Dopo poco è ritornato ed ha soggiunto. Figlia mia, molte volte succede alle anime ciò che succede nell'aria. L'aria, dai fetori che esala la terra, si ingrassa e si sente un'aria doppia, pesante, opprimente e nauseante, in modo che sono necessari i venti per sgrassare l'aria, in modo che purificata l'aria spira poi un venticello finissimo che si starebbe a bocca aperta per respirare quell'aria purificata. Tutto ciò succede nelle anime, molte volte la compiacenza, la stima propria, l'io e tutto ciò che è umano ingrassano l'aria dell'anima. Ed io sono costretto a mandarle il vento della freddezza, il vento dell'aridità, il vento della tentazione, della calunnia, in modo che questi venti sgrassano l'aria dell'anima e la purificano, la riducono al nulla. Ed il nulla apre la porta al tutto, a Dio, ed il tutto fa sparire tanti venticelli profumati, in modo che a bocca aperta ingoia quell'aria e resta tutta santificata. Bene, sono molto, come sempre, profondi e istruttivi gli insegnamenti dati da Gesù, soprattutto contengono degli importanti criteri di discernimento di come Gesù e la Divina Volontà operano nell'anima e di come cooperare, assecondare, non resistere
a questo amore. Abbiamo poi un corollario, ecco, della meditazione precedente a questa, dove abbiamo visto che la divina volontà è l'oppio per l'anima, ma Gesù spiega che è vero anche il contrario, cioè che un'anima abbandonata alla divina volontà è oppio per lui. E poi una spiegazione di alcune operazioni, ecco, volute dal divin volere e causate dalla condizione, quindi strutturale, di miseria che noi viviamo qui su questa terra fino a quando siamo viatori, che rende indispensabile in certi momenti della nostra vita il nostro Signore operare attraverso sorella sofferenza, ma sempre al fine della nostra purificazione, della nostra conversione, della nostra crescita. Ieri, nella messa di ieri, c'erano delle letture molto belle tratte dal libro del Siracide, e dove si dice: attenzione, non rimandare la conversione, non dire che tanto c'è la misericordia di Dio, quindi che ci fa? Ecco. Anche Papa Francesco ha detto delle parole molto molto forti durante l'omelia proprio su questa lettura, no? Non escluso che sì, c'è la misericordia, ma ricordati che c'è anche l'ira. Quindi non procrastinare, non rimandare la confessione, non aggiungere peccati a peccati, no? Quindi significa che questa è una tentazione latente nel cuore dell'uomo, appunto per la sua condizione miserevole, e appunto la bontà e la misericordia di Dio non devono essere fonte di crogiolarsi dentro questo stato non positivo, né tantomeno di incentivarlo con la scusa che tanto poi ci facciamo una scrollata di spalle, una battuta di mano e Dio si dimentica tutto, è come se niente fosse, no? Questa è la caricatura, ecco, dell'altissima misericordia divina, ecco, che è ben altro, insomma, rispetto a queste sciocchezze. Allora, qui Gesù spiega una cosa, no? Qui c'era un momento in cui Luisa si sente fredda, quindi vuol dire un modo di agire e di operare che non comporta un fervore sensibile, però nota subito: con tutto ciò facevo quello che sono solita di fare, ed è questo il punto fondamentale. Ora la nostra, come dire, a volte estrema miseria non ci fa discernere che quando il Signore ti, per sua grazia, toglie il fervore sensibile, uno dei motivi per cui lo fa è vedere se tu, senza il fervore sensibile, operi come quando hai il fervore sensibile. Perché quando noi abbiamo il fervore sensibile, sia nel pregare sia nell'operare, è tutto quanto leggerissimo, è tutto quanto facilissimo, è tutto quanto bellissimo, non soltanto per la bellezza del bene in sé, ma appunto per le conseguenze assai dilettevoli che questo produce nelle nostre anime. Ma quando questo non c'è più, questo è un principio che già l'ascetica classica ha da sempre insegnato, quando questo non c'è più, lì si vede perché e per chi operi. Perché se continui a farlo non lo fai per stare bene tu, ma lo fai per la gloria di Dio. Ecco, quindi Gesù spiega: l'anima che prega con fervore, incenso con fumo, e quando prega senza fervore, incenso senza fumo, purché, attenzione, questa freddezza, noi dobbiamo questo vigilare, non dipenda dall'aver fatto entrare in essa cosa a me estranea. Così i maestri di spirito insegnano che quando ci sentiamo appunto un po' freddi, prima di dire nostro Signore mi ha messo in uno stato di freddezza, controlla quello che hai combinato, insomma, no? Perché se hai fatto entrare dentro di te qualcosa che è estraneo alla divina volontà, evidentemente ti ritrovi in stato di freddezza, no? Ecco, allora vedete che c'è proprio un criterio di discernimento opposto.
Gesù dice: il ghiaccio della mia volontà ha virtù di distruggere qualunque cosa che non è degna della mia santità. Il ghiaccio della mia volontà, no? Che significa? Se tu stai in uno stato di freddezza, in obbedienza alla divina volontà che vuole che tu adesso ti trovi in quella situazione e che operi in quel modo, attraverso questa operazione saranno distrutte tutte le cose che non sono degne della tua santità. Poi Gesù nel secondo capitolo spiega un altro sistema che usa. E rende l'anima pura, nitida, santa a seconda che piace a me, non a seconda che piace a lei. Perché, come Gesù spiega tante volte, anche nella santità noi possiamo cercare il nostro gusto, possiamo voler diventare santi come ci piace a noi. Un esempio molto facile, no? A me piace compiere le opere di misericordia e io mi santifico facendo le opere di misericordia. Magari il nostro Signore vuole per me che io divento santo impegnandomi di più nella preghiera e nella penitenza. Cioè, dice, ma non io voglio fare le opere di misericordia, ma le vuoi fare tu le opere di misericordia. È il contrario, una persona magari che si sentirebbe inclinata a fare molta penitenza, dice no, no, vai, opera. Questo vale anche, dice, io mi sento, vorrei entrare in monastero. No, no, tu ti sposi e ti fai la famiglia, eccetera, no? Ecco. Quindi noi dobbiamo diventare santi come Dio vuole, non santi come noi vogliamo. Allora, che succede? Alcune anime cominciano, come al solito, a resistere alle operazioni divine. Allora, chi sono queste creature cieche? Che quando si sentono fredde, misere, deboli e oppresse, ecco, anziché lasciarsi lavorare dalla grazia, si rannicchiano. Questo termine, il rannicchiarsi, non è la prima volta che Gesù lo usa. E rannicchiandosi, quindi chiudendosi nel proprio piccolo mondo, si tessono il labirinto, se lo fanno da solo, di come andarsi a ravvoltolare ancora di più nelle loro mani. Quindi non soltanto non ne vengono liberati da Gesù, ma si infognano ancora peggio. Invece di fare un salto nella mia volontà, dove troverebbero il gelo, fuoco. Ti senti freddo? Benissimo, vedrai come ne uscirai infiammato dall'amore. La miseria, ricchezza, ti scopri che non sei buono a nulla, ma ringrazia il Signore che ti renderà capace in Lui di fare tutto. La debolezza, fortezza, cosa scrive San Paolo? Quando sono debole, è allora che sono forte, perché Dio è con te. L'oppressione, gioia, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro, dice Gesù, no? Io, a bella posta, le faccio sentire così male, per dar loro nella mia volontà il contrario dei mali che tengono. Ma, ecco qui, questo è un triste pattern, purtroppo, dell'operazione divina. Io, questo è il mio intento, quelle fanno il contrario di assecondare la mia opera, mandano a vuoto i miei disegni su di loro e si ritrovano peggio di prima. Questo è bene che ci meditiamo in questo mondo, perché quando staremo davanti a Gesù nel giudizio particolare, chi ha operato in questo modo lo vedrà. E sperando che almeno abbia salva l'anima, in purgatorio questa cosa la piangerà tanto, perché ha perso una montagna di grazie in questo mondo, una montagna di gloria in cielo, minimo, più varie ed eventuali. Poi c'è questa immagine molto bella, no? Di questo sole con questi raggi dove sembrano come mammelle offerte a chi desidera succhiare, anime pochissime che stavano a succhiare i raggi del sole, tutte felici e contenti. Sono le anime fuse con la divina volontà che si nutrono di luce e anche mentre sembra che facciano nulla, fanno tutto, perché quando si vive in stato di fusione col divino volere, anche muovere un passo, questo ormai dovremmo averlo imparato, produce effetti benefici in noi e in tutti, perché è un passo compiuto nel divino volere e quindi ha un valore, una preziosità
infinita, che un passo compiuto da me in quanto essere umano non avrebbe, perché sarebbe semplicemente un gesto umano indifferente. Secondo capitolo. Ecco, Gesù parla della anima che vive nella divina volontà come oppio per sé. Lo spiega in che senso, no? Quindi Gesù si riposa, ecco, in un'anima che vive nel divino volere e, come dire, si anche consola. Gesù dice: guarda che se mi sveglio da questo stato, diciamo così, di distordimento piaceo, no? Comprendiamo la metafora, farò cadere i flagelli a diluvi. Cioè, che significa? Dovremmo ormai averlo imparato, no? I cosiddetti flagelli non sono altro che tentativi dolorosi, il motivo per cui soffriamo in questa vita, ce lo dice l'autore della lettera agli Ebrei, per la vostra correzione che voi soffrite. Solo che siccome l'uomo, le buono, non le sente quasi mai, d'accordo? Chi è che dà retta a nostro Signore a tutti quanti i suoi continui allettamenti di amore, di bontà nel creato, nella vita, in tante cose? Quasi nessuno. E allora ogni tanto, come un papà che deve usare le maniere forti, cerca di riprendere, di scuotere i suoi figli. Questo è il motivo per cui esiste il dolore, che il Signore non avrebbe voluto neanche minimamente l'esistenza del dolore per noi esseri umani. Il dolore è immediata conseguenza del peccato e ne rappresenta, quando è dolore chiaramente accettato e offerto e sofferto con amore, ne rappresenta la possibilità di uscita da questa realtà, uno strumento di conversione o di santificazione. Non è tanto difficile, a prescindere dalla, a volte, come dire, fastidiosità, ecco, di certi termini che, se non vanno spesi, se non vanno spiegati, diventano fastidiosi e si prestano anche ad equivoci, no? Però è come dire, cioè, beh, c'è sta qualcuno che sta mia divina volontà la fa proprio fatta bene, mo non ci pensiamo. Sembra, no? È chiaro che è un modo di esprimersi, un modo di esprimersi, però che c'è qualcosa di verità che fa anche comprendere quanto bene producono le anime sante, anche a vantaggio, no? Di chi ancora santo non è. Su questo, diciamo così, che ciò che fa la Madonna ininterrottamente è assolutamente ineguagliabile, no? La Madonna ottiene misericordie, pazienze divine in continuazione, proprio perché è la consolatrice di Dio per antonomasia. Cioè basta che Dio guarda un attimo la Madonna e fa pace con la razza umana, insomma, no? Ecco, e quindi poi Gesù, siccome Luisa stava chiedendo che Gesù gli facesse parte delle sue bene, dice: ma che ti devo fare parte delle mie bene? Se tu mi dai l'oppio e me le togli, le bene non ce l'ho più. E quindi se non ce l'ho per me, non ce l'ho neanche per te, no? E è bene pensare, insomma, alle immagini che Gesù usa qua, quello che dice: le spine perdono in me la virtù di pungere, i chiodi di traforare, le piaghe di dare dolori. Oggi è venerdì, no? Pensiamo soltanto alla gioia che potremmo vivere se un giorno ci trovassimo dall'altra parte, con Gesù che ci dice: sai, guarda le spine, guarda le cose, ma grazie a te, in qualche giorno, in qualche momento della tua esistenza, io non ho sentito il dolore di questi flagelli. Insomma, sarebbe davvero tanta roba, insomma, no? Quindi possiamo sognare ad occhi aperti, però possiamo anche provarci, non ha detto che ci riusciamo, insomma, però provarci potremmo, no? Ecco, e poi il capitoletto chiude con l'altra tecnica, diciamo così, che Gesù usa per purificare le anime, ecco, l'aria grassa. Che sono altre, non soltanto prima ha parlato della freddezza interiore, no? Quindi togliere il fervore sensibile, ma delle volte manda invece delle tribolazioni, manda o permette, adesso non occorre in questa sede, diciamo, qui squigliare troppo sui termini, no?
la tentazione, ancora l'aridità, la calunnia, la freddezza. Riprende quello detto prima, no? E aggiunge qualcos'altro. Dice, perché queste cose? Perché stavolta è entrato qualcosa di molto estraneo al divino volere. Compiacenza, stima propria, l'io e tutto ciò che è umano. Queste cose devono essere annichilite, e non ce la facciamo noi, se non ci aiuta un pochino il cielo, a farle fuori. Allora ecco perché quando si vive nel divin volere arriva la tentazione, Dio sia benedetto, arriva la calunnia, la persecuzione, Dio la sta permettendo per te, d'accordo? C'è bisogno di sgrassarti l'aria, proprio di sgrassarti, di essere purificato, di essere ridotto a nulla. Questo Papa Francesco sempre dice, questa espressione, mettiamocelo bene in testa, cioè il nostro io o muore, oppure la vita nella divina volontà, ma anche la santità, ce la sogniamo col binocolo, si dice, la vediamo col binocolo o ce la sogniamo. E quindi quel minimo di sapienza che si deve, insomma, a un certo punto acquisire, deve rendersi assolutamente persuasi che veramente non c'è nulla che nella nostra vita accada senza un divino disegno. Ma anche qui, la quasi totalità delle anime, e mi dispiace dire la quasi totalità, vorrei dire la stragrande maggioranza, ma rende tutto vano, tutto inutile, perché anche quelle cose le intende tutte in modo umano. Quindi arriva la calunnia, ah guarda quel delinquente che mi ha calunniato, arriva la persecuzione, ah guarda quello quanto è cattivo, arriva l'umiliazione, ah guarda questo che cafone, arriva la tentazione, ah Dio mi ha abbandonato, arriva l'aridità, ah non c'ho voglia di far niente, che brutta vita. E tutto questo... l'aria rimane grassa e le sofferenze te le sei prese. Veramente l'uomo è un animale molto misterioso delle volte, insomma, nel senso che non riesce a comprendere che il nostro Dio è dalla nostra parte e che tutto, scriveva San Paolo, concorre al bene di coloro che lo amano, tutto, e ci pensa lui, sa lui in questo tempo cosa è bene per me. Il Coelet dice c'è un tempo per piangere, c'è un tempo per ridere, c'è un tempo per alzare i muri, un tempo per abbatterli, un tempo per costruire, un tempo per distruggere. Quindi questo fa comprendere che nella nostra esistenza, ecco, passano, ecco, dei tempi, e che Dio è sempre misteriosamente all'opera con noi. L'unica cosa che non dobbiamo fare è mandargli a monte i piani. Quindi resistere alle sue operazioni, quindi niente rannicchiamenti e chiusure, quindi che anziché lasciare operare la grazia si opera alla umana il doppio di prima, ecco, e niente lamentele dinanzi a cose che il Signore appunto permette o manda per sgrassare l'area del nostro io, l'area della nostra umanità, l'area della nostra stima propria, l'area del nostro amor proprio, l'area della nostra compiacenza. Non accada, ecco, che mandiamo in fumo, purtroppo, le divine operazioni concepite e perpetrate dalla divina volontà sempre per il nostro bene. Insegnaci, oh Santa Vergine Maria, a lasciarci lavorare dal divin volere senza stoltamente opporre variegate forme di
di resistenza che vanificano le operazioni divine, ci fanno piombare in angosce, ecco, labirinti, rannicchiamenti sempre più brutti e sempre più gravi, che ci fanno vivere una vita davvero misera, miserabile, piccola, piccina, povera, triste, quando, come sappiamo, potremmo vivere nella divina volontà veramente come uomini e donne felici e da grandissimi signori. Non accada che rendiamo vano, per abrasare un passo della scrittura, per noi il disegno di Dio. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico comunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.